Eccoci tornati in diretta alle Fonti Trading Week, naturalmente tutta la settimana dedicata al trading, anche se poi lo facciamo sempre, ma insomma ancora di più il focus, come sapete, che le Fonti TV intende dare alle varie settimane monotematiche è quello proprio relativo al trading con l'operatività nell'ultimo mese dell'anno, di questo dicembre 2020, un anno sicuramente particolare, usiamo questo termine per cercare di guardare con ottimismo, se per quanto possibile, all'anno nuovo. Analisi a confronto oltre alla nostra view dei mercati, perché in questo slot di diretta vi devo introdurre due ospiti che saranno con me. Saluto Maurizio Monti, Traders Magazine, e Cristiano Minniti, Strategist Traders Magazine Italia. Eccoci qui, ben trovati entrambi. Buongiorno a te, Emanuela, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, Cristiano, buongiorno. bentrovati a tutti. Bentrovati anche a voi. Allora, direi di partire con una panoramica dei mercati. Maurizio, partirei da te, poi ci sono già un po' di domande, anzi invito anche i nostri amici a scriverci attraverso i nostri canali, seguiteci sulle fonti.tv e poi sulle nostre piattaforme social, e abbiamo anche il numero di WhatsApp che magari a breve vedremo anche in sovrimpressione per ricordarvelo. Ma insomma, scriveteci se avete delle domande specifiche da fare. Dunque, Maurizio, partiamo, non so da dove vuoi partire, se dall'Europa, dall'America, perché poi abbiamo delle view differenti. Per esempio, in America si parla ancora di rally e di record, oggi invece l'Europa sembrerebbe essere un po' cauta. Stessa cosa per l'Asia, che ha dato dei segnali contrari nelle contrattazioni di oggi, però lascio a te, insomma, da dove vuoi partire. Sì, guarda, l'America ieri ci continua a dare un segnale che non è del tutto uniforme. In che senso? Nel senso che i tre indici continuano a non andare perfettamente d'accordo. In modo particolare ieri è stato il Dow a manifestare una maggiore debolezza, ritraendosi rispetto ai massimi in modo significativo. L'S&P 500 che stiamo vedendo adesso proiettato è andato a pareggiare e a leggermente superare i massimi del 9 novembre, cioè i massimi del vaccino Pfizer per intenderci, della giornata in cui è stato annunciato il vaccino Pfizer, e ieri abbiamo avuto un tentativo di sfondamento, poi ritrattosi nel corso dell'ultima parte della sessione e è andata a chiudere immediatamente sotto. Cerchiamo di capire quali sono i livelli critici che abbiamo sull'S&P 500. Il livello critico, partiamo da un minimo di storia, quello del massimo del 2-3 settembre, andava a prendere esattamente un livello algoritmico molto importante, che è l'1,125 del range rispetto alla crisi del Covid. Il massimo poi ha avuto una ritrazione, sappiamo che nel corso del mese di settembre abbiamo avuto un settembre che ha rispettato la statistica fondamentalmente negativo. Dopodiché abbiamo avuto nei giorni scorsi, anche grazie alla notizia del vaccino, lo sfondamento dei livelli del 3 settembre. Questo sfondamento è avvenuto con molta incertezza, come è molto ben visibile dal grafico. Prima l'avvisaglia del 9 novembre, come dicevo prima, poi uno sfondamento con delle chiusure sopra, che è avvenuto esattamente a metà novembre. Osservate come l'S&P 500 si è ricaricato esattamente sul livello di supporto, quando ha fatto il ritracciamento fino al 23 novembre. Di nuovo è partito al rialzo con l'incertezza del 30 novembre, che noi avevamo in qualche modo preannunciato ai nostri lettori nel consueto articolo che pubblichiamo la domenica notte, e dando come livello possibile di supporto 3.575. Nella realtà, il 30 novembre l'S&P 500 ha fatto un po' più sopra, ha fatto 3.592,25, quindi il livello non sarebbe stato preso. Il nostro algoritmo ha calcolato 3.575 andando a prendere sostanzialmente la correzione che era avvenuta il 3 settembre rispetto al livello tecnico che era stato previsto a 3.545. Quindi questa piccola correzione qui è stata data dal nostro algoritmo come livello di supporto, ma Sì. non ci è arrivato. E poi ieri abbiamo avuto una giornata rialzista sull'S&P 500, rialzista sul Nasdaq,
rialzista sul Dow, ma con qualche incertezza. E questo continua ad essere un sintomo di divergenza, nel senso che quando i tre mercati partono all'unisono e con la medesima forza, siamo certamente molto più convinti. E l'incertezza che hanno dato stamattina i mercati europei e nel corso della notte una parte dei mercati asiatici è un po' la testimonianza di questo. Del resto, se andiamo a Quindi insomma, esaminare. diciamola così Maurizio, appunto l'Europa e l'Asia non sanno quale indice seguire proprio perché dall'America arrivano dei segnali contrastanti. Insomma, mi piace l'espressione gli indici che non riescono a mettersi d'accordo. Ecco, perfetto, ottimo. Dicevi, dove stavi andando? Sì, no, stavo andando sul dollar index perché è un particolare importante nell'analisi dei mercati. Il dollar index ieri ha toccato, anzi, diciamo in questo momento sta toccando un livello di supporto molto importante, che è quello sostanzialmente del settembre 2017. Vedete come la figura è quasi perfetta e come è avvenuto nel settembre del 2017 c'è una ritrazione del dollar index, quindi un tentativo di rafforzamento del dollaro che si sta ripetendo in modo sostanzialmente analogo proprio in questi minuti, in queste ultime ore. Ora, il dollar index ha un livello di supporto strategico, critico e statisticamente molto probante un po' più in basso, a 90,16, dove lo sto disegnando adesso, quindi circa una figura e 20 più bassa rispetto a dove si trova in questo momento. Che cosa sta a indicare? Sta a indicare che il dollaro è in una fase in queste ore di rafforzamento, quindi rafforzamento del dollaro e incertezza sulle borse come si sta manifestando questa mattina e come si potrebbe anche manifestare, perché no, nella giornata di oggi su Wall Street. È pur sempre un mercoledì ed è la giornata tipica dove avvengono diciamo con maggiore probabilità statistica, le piccole inversioni di prezzo o anche le inversioni più importanti. Quindi oggi attenzione perché è un mercoledì e con il dollar index messo in questo modo e il tentativo del dollaro di rafforzarsi, le borse potrebbero avere qualche esitazione. E non di meno il trend, se questa settimana forse si manifesterà ancora incerto, noi lo prevediamo assolutamente rialzista con il dollar index che continuerà ad affondare. Attenzione a quando il dollar index arriva al livello che ho detto prima, al 90,13, 90,16, che è il livello veramente critico, dove dovremo vedere se, che cosa avviene poi sui mercati, come impatto soprattutto sui mercati azionari, perché questo è il dollar index è quello che va visto in funzione di come poi si comportano i mercati azionari. Il dollaro che si indebolisce e l'azionario che si rafforza. Se vuoi, so che. Aspetta, facciamo così, vado un attimo da Cristiano perché così sentiamo anche lui. Sì, mi stavi anticipando, ma te lo stavo dicendo anch'io. Ovviamente c'è interesse ancora oggi per il titolo Unicredit, dopo la notizia, insomma, di Mustier che a fine mandato, cioè aprile, lascerà appunto la guida dell'istituto di credito. E, il titolo ieri si è fermato con un pesante meno 8,02, poi magari andiamo a vedere cosa sta facendo anche in questo momento? Io prima l'ho guardato, sta cedendo l'1,80, però poi l'analizziamo con te Maurizio. Prima chiedo anche a Cristiano una panoramica veloce, perché poi con Cristiano andiamo a vedere anche le valute più interessanti o magari quelle che secondo te Cristiano sono da seguire. Allora, i mercati che indicazioni ci stanno dando secondo te? Così mettiamo proprio a confronto le vostre analisi. Esattamente, grazie. E i mercati ci stanno dando una forte indicazione di risk on, quindi ci troviamo in una Allora, sì, Maurizio, situazione. adesso devi togliere la tua condivisione, così se Cristiano vuole mostrarci a sua volta qualcosa, riusciamo a No, no, mostrare. grazie, grazie. Ah, Devo no, lasciare a lo usa Cristiano. Maurizio. No, avete ragione, errore mio. Maurizio segue Cristiano. Perfetto, grazie. Prego, Cristiano. Grazie. Sì. E abbiamo quindi una situazione di forte risk on. I mercati sono in netta crescita e le esitanze di questa mattina vanno ancora valutate perché oggi, come ha detto giustamente Maurizio, è mercoledì, quindi una giornata fondamentale non solo per la posizione che ricopre storicamente questa giornata all'interno delle settimane di trading, ma anche perché ci troviamo a ridosso di livelli estremamente importanti. E soltanto una breve vision su quello che sta succedendo sull'euro-dollaro. Sì. Sembra, e dico sembra perché la settimana non si è ancora chiusa, che finalmente questo
cambio di valute abbia rotto quel livello, quella soglia psicologica fondamentale di 1,20 e probabilmente se la chiusura settimanale lo confermerà, potrebbe aver rotto anche quella resistenza dinamica ormai decennale che ha portato l'euro-dollaro a scendere da livelli di prezzo molto alti di 1,30 e superiori fino al livello di prezzo bassissimo che abbiamo visto solo pochi mesi fa di 1,06. In questa situazione, quindi rimane decisivo capire quello che accadrà nelle prossime ore, basandoci però su un concetto molto importante in questo momento, cioè la correlazione diretta sottolineata da Maurizio fra il dollar index, il dollaro e le borse soprattutto americane, o meglio la correlazione inversa, correlazione che è diretta invece per quello che riguarda l'euro. Se noi guardiamo il grafico dell'euro-dollaro, vediamo che con qualche piccola variazione che è fisiologica perché stiamo parlando di un confronto fra indici e Forex, ma il grafico ripete quasi pedissequamente quello che è successo sull'S&P 500 e quindi l'euro indietreggia nei momenti in cui l'S&P 500 indietreggia, invece avanza molto forte nei momenti in cui l'S&P, ma anche il Nasdaq, cerca di raggiungere nuovi massimi. E questo ci ha portato alla correlazione principale di questo momento, cioè il dollaro ha scalzato tutte le altre valute come valuta rifugio. Il vero bene rifugio in questo momento a livello mondiale non è più l'oro, non è più lo yen giapponese, non è il franco svizzero, ma è il dollaro americano. Ok, ottimo. Allora, Maurizio, dopo torno da te, Cristiano, con, ripeto, una panoramica magari più dettagliata delle valute, però rispondiamo alle domande, ne sono arrivate altre nel frattempo. Io, allora, intanto, guardate, visto che stavamo parlando di euro-dollaro, Pierambrogio scrive, così Cristiano, se vuoi dire magari qualcosa in più, il mercato più liquido è l'euro-dollaro. Infatti l'S&P 500 poi scrive altre cose già in rialzo e noi no perché mette in relazione i mercati europei e americani. Ecco, intanto rispondiamo su questo, poi c'è un'altra domanda sulle valute, stanno arrivando un po' di messaggi, grazie mille, ma andiamo per ordine. Sei d'accordo con quello che dice Pierambrogio, Cristiano? Assolutamente, l'euro-dollaro è il mercato più liquido al mondo e quindi in questo momento ci sta facendo veramente da specchio di tutto quello che avviene sul Forex. E d'altro canto, e poi lo vedremo anche fra poco, c'è da considerare alcuni aspetti importanti. E abbiamo un livello di resistenza importante, un target importante intorno alla soglia di 1,24. Ci troviamo in questo momento ancora saldamente sotto 1,21, ma l'S&P 500 è a livelli massimi veramente molto alti. Questo ci potrebbe dare un'indicazione di quanto la forza di questo cambio in questo momento sia, diciamo, ancora attiva, ancora propositiva, oppure di quanto potrebbe darci un segnale di tracciamento. E Maurizio, mi puoi mettere soltanto un secondo il grafico di dollaro franco-svizzero? Subito. Mettiamo E anche quello, sì. è molto importante un veloce confronto con questo grafico perché ormai noi abbiamo almeno da un anno una correlazione che è vicina al 100%, una correlazione inversa che è vicina al 100% fra questi due cambi e vediamo che questo grafico si trova a ridosso di 0,90. Bene, 0,90 è un supporto molto molto importante e si è rilevato molto forte in tutti questi anni. E ieri non è riuscito il franco svizzero a superare questo supporto rispetto al dollaro. Se questo supporto dovesse tenere, comunque potrebbero esserci le basi di una ripartenza per il dollar index. Ok, ottimo. Poi c'è un altro messaggio, prevede uno short euro-dollaro, va bene. Allora, spostiamoci dall'euro-dollaro, torno da Maurizio con quello che dicevamo poco fa su UniCredit. Facciamo una view, una panoramica anche su questo titolo che ovviamente è sotto pressione per le notizie che abbiamo già ricordato. Buongiorno, scrive questo amico Francesco, grazie della vostra consulenza. Cosa ne pensate del titolo UniCredit a 8 euro? Quindi dà anche un livello particolare. Facciamo una panoramica, Maurizio. Sì, allora, premesso va bene, Mustier se ne va d'accordo, però su UniCredit il vero problema è un problema di natura politica, nel senso che il
C'è il vero problema, è il Monte Paschi di Siena, non è Unicredit. E il problema è quello di andare a mettere dentro Unicredit la voragine del Monte Paschi di Siena, e questo ovviamente il mercato reagisce male, ha reagito male, diciamo, a questo. Il livello di supporto di Unicredit, il primo livello di supporto è molto vicino perché è 7,76. Ma io credo che potremmo puntare con un ingresso multiplo, che potrebbe anche essere una piccola posizione che inizia a 70-76, poi esattamente a metà delle due linee di supporto a 7,54. La linea di supporto ancora sotto è 7,34 e poi la linea di supporto, a mio avviso, ultima è 7,14. Quindi questa area qui è tutta area supportiva, okay, che va monitorata con attenzione, perché su queste si possono costruire delle operazioni di ingresso long per chi ritiene di avere, diciamo, propensione al rischio per prendere il coltello che cade dalla parte della lama, perché di questo si tratta, e con questi possibili livelli di ingresso. È ovvio che io andrei con posizioni limitate e ben frazionate sui livelli che ho detto, senza avere troppa ansia nel caso in cui i livelli non vengano raggiunti, e magari con un segnalino che ci dica che c'è almeno una barra di inversione. Una barra di inversione che poi dovrebbe essere confermata anche nell'intraday. Diciamo che in questo momento certamente non mi sembra che ci sia, questo è il grafico orario, non mi sembra che ci sia nulla di tutto questo, e che in questo momento sta testando un supporto intraday che però ha veramente molta poca importanza, e quindi io mi aspetto che il titolo potrebbe ancora andare giù. E aspetterei un pochino prima di entrare. Poi, Ok. ovviamente, questo sta nella discrezione diciamo dei trader, degli investitori. In ogni Certo. caso, 7,76 è il primo livello, non c'è ancora arrivato, è molto vicino, ma una piccola posizione lì, con uno stop che purtroppo deve essere bello largo, potrebbe essere giusta da prendere. Poi, D'accordo. però, seguendo i livelli successivi. Certamente. Allora, altra domanda. Giuseppe, che ringrazio per il messaggio molto carino che manda, scrive: si può avere una view su sterlina dollaro? Quindi torno da Cristiano, mettiamo il grafico e facciamo appunto una analisi su questo. Assolutamente, è una domanda molto interessante perché questo forse negli ultimi mesi è uno dei cambi più belli, più divertenti e più interessanti da tradare. È successo di tutto in quest'anno su questo cambio perché ci siamo trovati nella notte delle elezioni di Boris Johnson in cui la sterlina sembrava rompere 1,35 a livelli molto alti e tutti dicevano in quel momento che il target potesse essere 1,50. Poi abbiamo visto subito l'incattivirsi delle trattative sulla Brexit, tutta la situazione del Covid gestita in maniera molto discutibile dal governo inglese e un crollo immediato della sterlina che è andata a toccare 1,15. Lo vediamo proprio nel grafico perché c'è una discesa impressionante di candele rosse a ridosso di marzo. Da quel momento è partita una prevedibile risalita della sterlina. In questo momento ci troviamo al di sopra, saldamente al di sopra di 1,30. Sì. Anche in questo caso il livello di 1,35 ancora una volta ha confermato di essere un livello chiave e resistente. E molti, anche in questo caso, vedono la debolezza del dollaro come un possibile volano per la sterlina. Sinceramente, questa non è precisamente la mia visione, per diversi motivi. Uno di questi che è un contesto ancora molto complicato. Probabilmente noi le risultanze economiche e finanziarie, ma anche sociali, Sì. È della Brexit non le abbiamo ancora viste, le abbiamo soltanto immaginate. Le vero, abbiamo. è vero, è Quindi vero. No, più che altro con tutto quello che ci siamo portati appresso, no, sulla Brexit, chiaramente ancora non è finita, non l'abbiamo definita più volte una saga, quindi chiaramente credo che sia anche complicato andare a fare delle analisi proprio mirate, mirate, no, Cristiano?
Esattamente, è molto complicato anche perché questo cambio ha delle oscillazioni che sono così, così vaste che effettivamente può succedere di tutto. Sostanzialmente però si può ritenere che il livello di 1,35, ma per estensione massima 1,40, con tutte le complicazioni che avremo da qui a alcuni mesi sulla questione Brexit, ma non solo, anche su altre questioni, possa essere comunque un target molto consistente. Io direi che se dovessimo fare il gioco delle probabilità avremmo maggiori probabilità che effettivamente questa coppia di valute possa ritracciare a livelli di 1,30, ma anche a livelli intermedi più bassi, 1,26, 1,27 nel medio termine. D'accordo. Allora, Cristiano, resto ancora un istante da te solo perché volevo capire se volevi darci qualche indicazione su altri cambi, magari come flash, per qualche consiglio di operatività. Guarda, in questo momento abbiamo una situazione che è soprattutto legata al dollar index. L'unico cambio che diverge dalla dinamica del dollar index è dollaro yen. Perché? Perché questo è un cambio che si è evoluto molto negli ultimi mesi e questa evoluzione ha portato un cambio che storicamente veniva considerato il confronto fra risk on e risk off, quindi da una parte una valuta a rifugio e da una che era lo yen storicamente e dall'altra una valuta invece direttamente collegata all'economia, a un'inversione di questa situazione. Il dollaro è diventato la valuta a rifugio e lo yen che lo era è diventato una seconda valuta a rifugio. Infatti vediamo che quello che è successo sugli altri cambi, quindi una forte discesa del dollaro, in questo cambio è sicuramente più attutita. Ci troviamo a un livello di 104, consideriamo che è un livello di 106-107 per gli ultimi anni, è un livello intermedio, quindi non siamo molto distanti. E vediamo che comunque il prezzo si è appoggiato su questo livello, quindi è anche possibile una ripartenza abbastanza veloce che comunque possa portare il cambio a livelli insomma un po' più alti, almeno 106-107, potremmo ritornare a tradare in quell'area. D'accordo, Maurizio, una domanda per te e poi andiamo a conclusione. Chiedendoti io in linea generale cosa ne pensi del settore petrolifero, proprio con il petrolio chiaramente in attesa delle notizie sull'OPEC, ma con il movimento che ha avuto ieri, adesso si è un po' ripreso, ma c'è questa domanda di Alfredo che dice cosa pensa l'esperto di Eni. Beh, la Lega ha un'altra notizia in realtà, l'analisi, che prevede una decarbonizzazione nel tempo, salvo poi legare al prezzo oil. Insomma, comunque andiamo a vedere velocemente però, Maurizio. Petrolio e magari Eni, il titolo Eni. Sì, allora, il titolo Eni ha avuto, dopo l'affondamento che c'è stato rispetto alla crisi del Covid, alla crisi diciamo di marzo, l'affondamento che c'è stato il 30 ottobre è stato molto interessante perché, come vedete, è andato a toccare un livello di supporto critico che è il meno 1,125% del range rispetto al Covid. Questo ha fatto da supporto molto importante, come vedete, e il titolo Eni è rimbalzato fortemente. Ora ci troviamo di nuovo in un'area di resistenza, area di resistenza che il titolo ha sentito fin dal 25 novembre. Osservate che l'area di resistenza naturale sarebbe stata addirittura più alta, 8,92, ma è stata in qualche modo anticipata dal titolo che ha toccato il massimo a 8,82, 10 tick più sotto e poi ha cominciato a ritracciare. Obiettivamente, il titolo Eni ovviamente è superfluo dire che risente molto del prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio in questo momento è in una fase diciamo, di oscillazione sui massimi che è piuttosto importante. Io in questo momento quindi su Eni andrei molto cauto, certamente non prenderei posizioni in acquisto fino a che il ritracciamento non si è completato, mentre dal punto di vista del petrolio, dove si è verificato, osservate la concomitanza di Eni col prezzo del petrolio, il 25 di novembre il massimo e poi la ritrazione, e poi, vabbè, ieri diciamo che non è stata certamente la giornata positiva del petrolio, e oggi un tentativo di ripartenza. A mio avviso il ritracciamento del petrolio dovrebbe arrivare un pochino più sotto per essere più convincente, almeno a 43-40.
e probabilmente anche più sotto, fino a 42-40. Questi sono i livelli, diciamo, che io terrei in considerazione. Eni dovrebbe andare più o meno in parallelo con tutto questo, come si è comportata un po' negli ultimi giorni. Ottimo, allora intanto se togli la condivisione Maurizio io vi rivedo in schermo tra poco perché siamo quasi, cioè siamo ai saluti. Allora Cristiano, io spero di ritrovarti presto alle nostre dirette, grazie per le prime indicazioni che ci hai dato. Adesso magari cercheremo di inserire sempre più anche spazi dedicati alle valute, quindi se vorrai sarai dei nostri. Quindi ti ringrazio per aver preso parte alla nostra seconda edizione della Trading Week perché già eri intervenuto nella prima. E Maurizio Monti, naturalmente anche lui fa parte della squadra di Le Fonti TV, dei nostri ospiti, è in uscita il nuovo numero di Traders, posso dire anche che ci sarà uno spazio e ti ringrazio dedicato al nuovo palinsesto di Le Fonti TV, abbiamo fatto una chiacchierata, insomma così teniamo aggiornati i vostri lettori anche su quello che possono trovare qui, altre anticipazioni che ci vuoi dare sul nuovo numero? Sì, il numero tratterà delle interessanti strategie di trading, tratteremo una strategia sull'azionario che è molto, a mio avviso, molto interessante. Altre due strategie su Forex e sui future, approfondimenti che provengono dal mondo del trading di tutto il mondo, il classico numero di trading di traders di dicembre, di fine anno, con un po' la somma di quello che è avvenuto in questo un po' tormentato 2020, che ci ricorderemo per tutta la vita, ma che tutto sommato vorremmo scordare molto presto. Lo Poi so. c'è lo spazio dedicato alle fonti TV con il servizio sul nuovo palinsesto e una bella foto di una parte del team, non entrava in tutta la pagina di fonti TV. Esatto, siamo Bimbo era tanti, troppo sì. numeroso. Vabbè, ci saranno magari altre puntate. Cristiano, vuoi dire l'ultima cosa ai nostri amici? Magari una raccomandazione, tra virgolette, chiaramente siamo tutti, voglio dire, sulla stessa barca, come diceva anche Maurizio, una sorta di raccomandazione, cosa guardare con attenzione. Sì, vorrei dare un focus. Il 2021, secondo la maggior parte degli analisti economici e finanziari mondiali, sarà l'anno della grande ripresa. Ci sono analisti che prevedono addirittura un boom economico nella prossima primavera, pari a quello, diciamo, degli anni 70-80 che abbiamo conosciuto, io purtroppo no, in Italia. E a questo punto io vorrei fare una domanda a tutti noi e soprattutto a me stesso. L'Europa è in grado di partecipare a questa grande ripresa economica? È in grado di salire su questo treno con l'euro ad un livello superiore ad 1,20? Vedremo. Ecco, Grazie, bravo, Simone. bravo, bella riflessione e mi piace anche il porre le domande a tutti, no? A noi stessi, come dici tu, Cristiano, quindi ti ringrazio per questa chiusa. Allora, ringrazio Maurizio Monti, Traders Magazine e vi leggeremo nel nuovo numero che a breve arriverà, Cristiano Miniti, Strategist, Traders Magazine Italia, quindi anche lui sempre presente su Traders e che ritroveremo anche sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie, a presto. Grazie, grazie a entrambi. Noi tra poco, dopo la pubblicità, torniamo con l'appuntamento mensile di Marketstar, gli analisti di Morningstar Italy, per fare un po' un bilancio ormai dell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle, ma ce lo lasceremo davvero alle spalle? Questo è un altro interrogativo. A tra poco.